Lui è il nuovo MateBook D16 di Huawei e io ce l'ho tra le mani in anteprima. E vediamo subito insieme le cose che mi sono piaciute di più. Vi confesso che amo moltissimo mettere le mani in anteprima sui prodotti e trasmettervi l'hype per quest'ultimi. Infatti questo nuovo MateBook D16 ce l'ho tra le mani da solo 2 giorni, pertanto non posso ancora fare una vera e propria recensione, per quello ci vorranno ancora un po' di tempo per giusto il tempo appunto di metterlo sotto sforzo e capire bene come si comporta. Ma di certo quello che posso dirvi fin da subito sono le mie prime impressioni. Per prima cosa il display bellissimo, da 15,6 pollici di diagonale per 1920x1200 di risoluzione. Un fattore di forma particolare che è molto votato alla produttività, è incentivata anche dal display opaco, scelta che io apprezzo moltissimo, soprattutto quando devo fare delle lunghe sessioni di lavoro. Ma Huawei non l'ha toccata piano neanche con il processore, in questo caso un bel i7 di Intel di dodicesima generazione. Ma tanta attenzione è stata posta anche dal punto di vista delle videoconferenze, cosa molto sentita negli ultimi tempi. Abbandona l'iconica telecamera pop-up che vedevamo appunto tra i tasti F6 e F7. Molto simpatica, ma alcune volte scomoda a causa dell'inquadratura presa dal basso e che accidentalmente veniva coperta dalle mani quando si utilizzava la tastiera, ma ritorna su una posizione un pochino più canonica, ma sicuramente molto interessante perché ha una risoluzione di 1920x1080, per cui 2,1 megapixel, e con un sistema AI sia per quanto riguarda l'individuazione dei volti, ma anche per quanto riguarda la riproduzione dell'audio. E anche la tastiera accontenterà un po' anche i nostalgici come me, non solo retroilluminata, ma finalmente torna l'isola numerica, uno spazio che in questo caso sono riusciti a ricavare dallo chassis, che comunque sia è tutto sommato molto compatto, ma comunque è molto, anche in questo caso, un plus per chi è votato alla produttività. Produttività che non manca neanche grazie all'estensione di porte. Ce ne sono ben due USB di tipo A e due di tipo C, una porta HDMI nel formato standard che apprezzo veramente tanto e il jack da 3,5 mm per cuffie e microfono. Manca per il mio utilizzo un alloggiamento per la scheda SD. In questo caso, ahimè, dovremo ricorrere ad un adattatore. E visto che abbiamo nominato l'alimentazione tramite USB-C, eccolo qui, l'alimentatore di seconda generazione da ben 65 watt. È compatto, un po' pesantuccio, ma sicuramente in grado di ricaricare il nostro laptop in pochissimo tempo. Bene, questi sono gli elementi che a livello macroscopico mi hanno colpito in queste pochissime ore di utilizzo. Come anticipavo, dovete avere pazienza ancora qualche giorno perché per fare un buon lavoro occorre tempo, dovrò metterlo un pochino sotto sforzo e finalmente potrò portarvi la mia personale recensione completa. Per evitare di perdervela, vi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e ci vediamo tra qualche giorno, sempre su tecnoandroid.it.